Benvenuti a... Si sono accorti che nella nostra scuola, adesso in questo corridoio, poi vi invito a camminare per il corridoio, sono cambiati i quadri. Non ci sono più immagini dell'Italia, ma temporaneamente ci sono dei quadri molto più belli di quelli che c'erano prima. Questi quadri non li ho fatti io, ma li ha fatti, ci dirà okay. Quindi grazie intanto a tutti quanti per essere venuti alla spaghettata, grazie, era buono? Quindi grazie al cuoco e a tutte le persone che hanno servito e all'organizzazione. E dopo ci saranno anche dei giochi, ma nel frattempo volevo presentare la mostra di András Sarkács, che è un mio studente qui, ma è anche un autore e fotografo. E ha presentato oggi la sua mostra di fotografie a Studio Italia, la potete vedere nel corridoio, ok? Quindi fate un giro, poi in aula 3 c'è anche una proiezione con musica. E io ho avuto il piacere di vedere la mostra già al Ferenc Kocka Museum la scorsa settimana e oggi lui presenta questa mostra a voi in italiano e poi in ungherese. O in ungherese e poi in italiano. Prego. Tutti vi saluto cordialmente. In particolare vorrei salutare i nostri insegnanti e ringraziare molto il management di Studio Italia per avermi dato l'opportunità di presentare alcune delle mie fotografie. Vorrei presentarmi, mi chiamo Asi Kachandra, sono un pensionato, ma la mia professione d'origine è fotografo di riproduzione. Sono cresciuto in una famiglia di pittori. Molti anni fa, diciamo nel secolo scorso, nel liceo ho frequentato una classe specializzata della lingua italiana e poi nella mia vita ho avuto la possibilità di usare questa bella lingua. Adesso sto frequentando un corso nella classe di Andrea Lombardi, dove mi trovo molto bene. Da quando sono in pensione cerco di fotografare spesso tante cose, in particolare i dettagli, che potrebbero essere finestre o tetti delle case, ma anche fotografare gli animali. I miei soggetti preferiti però sono i fiori, bacche, che fotografo molto da vicino. Di recente la mia mostra si è chiusa qui vicino a Via Vicegradi, alla Ferenc Kocka Art Foundation, Fondazione d'Arte, e ho pensato che forse avrei potuto presentare anche qui le mie foto. Sto parlando di foto perché si tratta di foto macro di immagini, fiori e piante che ho trasformato fotografica grazie a un particolare software e il risultato potrete vedere in mostra. Prima di tutto vorrei dire alcune parole su cosa sia una foto macro. Visto che per esperienza molte persone non conoscono il significato di questo termine. La macrofotografia è quando un fotografo scatta una foto ravvicinata di un soggetto, cattura i dettagli di un'ape o di una formica con l'obiettivo giusto. Anche scattare una foto a un piccolo fiore da vicino, scattare una foto nel calice di un fiore è anche una foto macro. Alcuni sono specializzati a fotografare nelle foto di insetti e si possono vedere sull'internet splendide foto come ad esempio degli occhi di mostre ravvicinati o diciamo le braccia spinose di una mantide religiosa. Mi piace soprattutto fotografare i fiori. Vorrei far vedere un mondo che di solito la gente non vede. Perciò faccio foto dei piccoli fiori, quelli che le persone camminando non notano. Fotografato e proiettato su larga scala, troviamo un mondo molto strano, bello ed eccitante. Cantano in una canzone, si deve vedere, non soltanto guardare. Questa frase si adatta perfettamente. Le immagini della mostra si basano sulla simmetria, ma non è una semplice simmetria che appare nelle immagini. Il software fotografico utilizza un algoritmo specifico, una specie di rotazione speculare, in inglese rotation mirror, per trasformare le foto originali. Se c'è un risultato che mi piace e muove la mia fantasia, gli do un titolo e lo salvo. A proposito dei titoli, i titoli sono importanti, ogni titolo è organicamente collegato alla foto. Il primo pensiero che associo quando vedo una foto trasformata sarà di solito il suo titolo. Eccoci solo i titoli delle immagini esposte: un piccolo elfo all'uncinetto, la sacerdotessa rossa dalla benedizione,
l'Archiere Verde, Linea Elettrica, La Vittoria di Entek su Sauron, Lo Spirito del Gufo, Cuore Verde, Darth Vader, Vader in un casco floreale, Da Toro prima dell'intervento, Rotazione sotto l'acqua, Gatto vagabondo tra le foglie verdi, La Satana, Fuoco demoniaco, Ballo nella luce e finalmente Il Re Spuntone salto in aria a gioia. Dalle mie foto di fiori originali ho fatto la selezione e una presentazione musicale con canzoni italiane. Se ci penso bene, sarà più estate della stanza terza. Grazie per aver ascoltato, la mostra è aperta.